Poi, se mi permettete, faccio due spiegazioni veloci sui fogli, no? Perché qualcuno pensa, allora, noi abbiamo alcuni dati qua, tra l'altro, come dico io, sono dati che li trovate al comune, quindi sono tutti i fogli del comune, quindi tutto quello che abbiamo provato a scrivere qua in questi giorni è che sono tutti presi dai fogli della DP, o almeno della regione che diceva. E per quanto riguarda la questione SICA, sono tutti i dati della SICA, sono i fogli che la SICA ha portato al Comune e alla Regione sostanzialmente per chiedere l'autorizzazione. Quindi tutto quello che noi diciamo non ce li siamo inventati, perché qualcuno dice voi siete pazzi, sono tutti i fogli qui, si trovano all'ufficio noi li abbiamo presi all'ufficio territorio del Comune, all'ufficio 5, settore 5, e quindi noi abbiamo tratto da queste fogli, tutte queste informazioni che abbiamo cercato di mettere. C'è un foglio più sintetico, lì se volete vi leggo, ma non voglio rovinarvi la serata, con i vari effetti delle sostanze dell'ABP che qui sono messi in modo più esplicito. Quindi se qualcuno lo vuole, ci sono qualche altra cosa, qui ci sono per ogni singola materia, non sintetizzato come cancerogeno, ma detto tra di noi, ci sono anche effetti sia sulle persone, sia sulle cose, quindi sul territorio, sull'ambiente, sulle acque, quindi ci sono, per chi è esperto di chimica, anzi, tra virgolette, avremo bisogno di tante persone che siano esperte in questo settore, perché chiaramente è un lavoro difficile da fare, quindi spesso si tratta. Tutte queste analisi sono state tratte da schede ufficiali che si trovano in rete, nel senso che chiaramente uno va a cerca, ci sono i vari enti, ma spesso sono stati tratti da notizie che danno le stesse società che vendono i prodotti, quindi loro scrivono sintetizzando spesso, quindi sono tutti dati ufficiali. Quindi quando noi diciamo un'affermazione, proprio su questo poi chiudo perché così intervengono gli altri, non li diciamo perché ce li siamo inventati, è questo che ci fa più paura, perché la volta che abbiamo scoperto gli ultimi documenti della regione, sono 15 giorni fa, quindi sono notizie, noi siamo partiti con la SICA, dalla SICA. E detto tra di noi, il comune si stava già preoccupando per l'ABP, quindi per noi l'ABP sì era un vecchio problema, però onestamente eravamo preoccupati, compreso il sindaco, c'era la prima volta che ci fosse anche l'assessore, fino a quando non abbiamo scoperto dei documenti regionali che chiaramente si ritengono negli uffici, non si capisce perché, che ci dicevano testualmente quello che hanno fatto nel 2003, c'è un'analisi che diceva tutte le 77 sostanze che c'erano lì. Noi abbiamo preso a prenderle nei vari, ci sono un sacco di lotti, noi li hanno divisi in lotti con le cose e le hanno messe uno per uno. A quel punto ci siamo messi a cercare gli effetti sulle sostanze. Dopo, da sabato a lunedì, i capelli sono rizzati, perché chiaramente siamo andati martedì dal sindaco, il sindaco immediatamente ha telefonato alla regione, credo che abbia contattato anche se non sbaglio c'era anche qualcuno, abbia contattato anche il governo, perché non si capiva se era una questione doveva occuparsi la regione o il governo, perché alla regione gli ha detto è passato al commissario straordinario del governo. Quindi adesso io non so se si deve occupare uno o l'altro, questo si chiarirà in questi giorni. Io sto legando i due aspetti, perché secondo me spero che l'ABP e il piano che hanno fatto prevedeva, tanto per capirci, almeno 60 giorni di lavori, quindi tanto per capirci significa che si deve occupare dell'ABP, non è una questione che si risolve in un giorno. Ma nel piano chiuso, che è rimasto chiuso, si parlava di almeno 60 giorni che serviva per chiudere tutta la fase. Smaltire, perché credo che la bonifica ci vorranno degli anni. E l'esempio, ve lo posso dire, l'ultima cosa che abbiamo letto, è che sostanzialmente quando nel 2005 è stata l'ultima esplosione, o meglio l'ultima fuga, perché c'era qualcuno che è andato ad aprire i bidoni inavvertitamente, quel giorno si sono diffusi 280 metri quadrati dei liquidi che sono accorti, ma non è questo il problema. Hanno dovuto togliere 300 metri cubi di terreno per evitare che andasse nelle falde acquifere. In quella zona, lo sapete meglio di me, io qualche anno sono qua, vivo sempre qua d'estate, quindi si parla di 300 metri cubi di terreno escavato per risolvere il problema delle falde. Quindi non sono questioni che si sono facilmente. La paura è che il chimico, detto per inciso, perché nessuno che è andato a controllare adesso, e questo sarebbe importante da fare subito, da avere la situazione reale che ci sono di quei bidoni. Al di fuori che per andare lì, secondo me, bisogna andare
con tanta preoccupazione ci vogliono degli esperti, perché non si sa se i bidoni sono aperti, se ci sono state fughe, se ci sono liquidi per terra, quindi nessuno lo sa. C'è un curatore fallimentare, come si chiama lui, che si sta occupando, ma guardate caso nel 2005 qualcuno è riuscito pure a entrare lì, non è che quello lì ci dorme lì, giustamente quello va a controllare ogni tanto. E allora su queste questioni secondo me c'è da stare molto attenti, però bisogna farlo velocemente. Chiudo un'altra cosa, sulla SICA, e lo poi finisco, anche lì secondo me non bisogna, io dico transigere, non è una questione semplice, la ditta continua a dire che loro sono sicuri, molto probabilmente rispettano tutte le norme di legge. Il grosso problema è, come sanno tutti, che normalmente tra i limiti imposti dalle norme e i limiti reali, quelli che danno gli effetti, c'è sempre una differenza. Nel senso che quei limiti che per legge sono normali, per la gente forse fanno degli effetti negativi. Quindi su questo, secondo me, un discorso da affrontare seriamente il Consiglio Comunale, credo che sia il 10, sostanzialmente l'abbiamo scritto anche noi verso il 10, perché non c'è il sindaco, me l'hanno spiegato stamattina. Quindi io credo che per il 10 bisogna arrivare in modo tranquillo, però andare che deve essere uno uscire da quel consiglio comunale delle posizioni nette, con l'impegno dell'amministrazione ad affrontare i due problemi. Perché prima che si risolva il problema della BP, non vorremmo trovare fra qualche anno il problema della SICA. Chiaramente io non so, la SICA, tra virgolette, grazie anche agli impegni in parte nostro, in parte del comune e della regione, che bisogna ringraziare, lo dico, la SICA è stata bloccata, perché la SICA ha iniziato a chiedere cioè le autorizzazioni, aveva 7-8 richieste di DIA dal 2004 al 2011, si è sempre allargata. Nel 2011 ha chiesto alla provincia di avere l'autorizzazione alle emissioni in aria. Stranamente, fino al 2013, fino a quando poi non è intervenuto l'ufficio sanitario del comune perché puzzava, e del 6 o del 7, ce l'ho qua, del 7 di novembre del 2013, perché la gente si lagnava, loro continuano a dire che non c'è puzza. Di fronte a due dell'ufficio igiene del comune che dicevano lì puzza, loro dicevano non puzza. C'è una relazione che abbiamo qua, in cui chiaramente lì c'è una relazione, dico qui deve intervenire l'ARPAGAR, perché noi abbiamo gli strumenti per farlo. Se non sbaglio, a quel momento hanno modificato un po' l'impianto, cioè nel senso che loro cosa hanno fatto? Togliamo la puzza. Meno male, però io stranamente dico, meglio sentire la puzza spesso, perché quando si sente la puzza uno si preoccupa. Quando non si sente la puzza, ed è il problema credo che abbiano anche lì nei rifiuti, se si cerca in qualche modo di nascondere non la puzza, ma quello che può esserci dentro la sostanza che crea la puzza, cioè il problema grosso è dire c'è la puzza, uno si preoccupa perché sente la puzza, ma il problema non è la puzza che dà fastidio, il problema è se quella sostanza dà effetti cancerogeni, teratogeni, dannosi, tossici, quindi il problema reale è quello. Quindi per fortuna qualche volta puzza, mi avete detto, ancora se non sbaglio, oggi Sì, siete lì. Ecco, principalmente di notte, poi sono i quindi, treni. vedete, quindi detto per inciso, c'è la furbizia, nel senso che si nasconde, hanno messo sulla caustica il processo, ma l'hanno detto loro, io non sto dicendo niente, sono le cose che hanno detto loro, hanno messo sulla caustica, in qualche modo hanno eliminato la puzza, basta farla di notte, la notte si sente di meno, quindi continua sto problema. Quindi anche lì, detto per inciso, dalla SICA, lì sappiamo cosa c'è, dalla SICA alcune sostanze, io non posso dire che creano cancro, come non posso dire che quelli della BP non lo vede nessuno, creare. A Siderno l'aumento di leucemia e di cancro c'è, lo sappiamo tutti. Quando adesso tutti i giorni si parla, quando uno va a parlare, sì, anche nella mia famiglia, sto a Antonisi, in questi 6-7 mesi sono morti 3 per leucemia. Non dico che dipendono da questo, sono onesto, cioè direi una balla che dipendono da questo, no, perché ci sono anche le antenne qui a Siderno, da stare attenti quelle dei cellulari. Quindi Siderno deve occuparsi sostanzialmente tutto di fare un piano straordinario, chiesto al governo l'intervento sulla condizione di tutto l'ambiente, che sono le due fabbriche, che sono l'eventuale antenne. E io direi che a questo punto si tratta che il sindaco deve andare a trattare. Ci avete lasciato sta palla, noi abbiamo bisogno di investimenti in questo settore. Cioè, il problema fondamentale è che il governo deve fare qualche investimento straordinario su Siderno, perché Siderno non può continuare a vedere la gente che muore. E lo dico per finire, spero che i medici di Siderno segnalino questi fatti, perché il dramma che si vive a Siderno, che spesso, io c'ho un caso che lo posso dire, nemmeno tra cugini si sa che c'è un cugino che muore, perché la gente si vergogna di dirlo. Siamo arrivati a questo punto che spesso
se non sbaglio, hai detto anche tu, Damocle, si va a Reggio c'è gente di Salerno che va lì al coso e nessuno ne sa niente, che dicono qui stanno arrivando un sacco di persone da Salerno che hanno problemi di tumore e io non voglio sapere il nome e cognome perché non è importante, però si tratta di che si attivino anche questi dottori e li segnalino perché è molto importante. L'ultima cosa che dico, se ti ricordi, siamo andati con lui una volta all'osservatorio lì dell'ospedale, l'ospedale Lodi non comunica a quelli che si occupano di questo fatto, non dico la persona per correttezza, i dati dei morti, devi cercarli poi attraverso la regione, è qualcosa di vergognoso, non si capisce se non lo dice perché non deve saperlo che si muore a Lodi, se uno arriva col tumore si muore non perché è colpa dell'ospedale, non gli vengono comunicate a chi si deve occupare all'ASPE di questa questione, quindi queste cose devono uscire fuori, ma non perché uno vuole contare l'uno o l'altro, perché è importante per sapere come intervenire in questo eterno. Cioè la situazione io non lo so perché non so quanti morti ci sono e spero che siano pochi, perché è importante questo. Però bisognerebbe iniziare su questo, ragionare con le famiglie, non c'è bisogno di sapere, io mi chiamo Francesco Martino che sono morto, per fortuna qui sono vivo. L'importante è sapere che in certe zone ci sono dei morti, per capire da dove provengono, quindi se vuole sapere, questo ha lavorato in questo posto, sta vicino a questa centrale, sta vicino alla BP, sta vicino al coso, perché è importante non per noi, è importante perché ancora deve, cioè per chi ci sta vicino, ma è importante per tutto Siderno, è questo che bisogna convincere le persone, c'è un problema serio, reale, dovremmo affrontarlo tutti, tutti, qui non, nessuno ha le soluzioni, nessuno di noi che abbia le soluzioni, ci vuole un piano veramente intenso. Io lo dico sinceramente, dal Consiglio Comunale deve uscire un osservatorio in cui i cittadini ne facciano parte, cioè non si può delegare a nessuno questa questione. Da lì deve uscire un gruppo di persone esperte che sappiano non di tecnica, perché è una questione tecnica, che capiscono, che abbiano il coraggio di scontrarsi con questi, perché qui deve uscire che la gente vuol sapere cosa stanno facendo. Questo è l'aspetto fondamentale. Bisogna sapere come avanti questa pratica, che non si chiude in 60 giorni, come diceva il vecchio piano. Adesso addirittura si parla di 800 mila euro. Avevano fatto un piano e finisco di 300 mila euro, poi per un errore della ditta, una ditta di Roma sembra che l'abbia chiuso. Ma secondo me la nascondono perché lì ci sono 77 sostanze di tutti i tipi. E io credo che quando nel 98 la Giunta regionale Calabria ha concesso a una ditta di smaltire, questa è una cosa vergognosa e se possibile bisogna portarli in tribunale, hanno concesso di distruggere materiali tossici e nocivi, pericolosi, è scritto nei documenti ufficiali in quella zona lì. Io non so perché non gli ha funzionato l'impianto, però questo chi si è assunto questa responsabilità deve pagare i danni perché la gente lì sta morendo, cioè la giunta regionale di allora, 96 gli ha riaperto la fabbrica. E Mimo su questo se ne sa meglio di me perché può parlare, nel 98 dopo averli all'aperta concede che possono termodistruggere impianti pericolosi, scritto dei documenti della regione, questa è una cosa da criminali, cioè nel senso che non si può, sapendo la realtà di Siderno, non si possono fare queste scelte, poi l'impianto non ha funzionato e lì sono rimasti 1.400 tonnellate di sostanze di cui nel 2003 450 sono state eliminato. Poi non c'erano più soldi, non si capisce perché, hanno chiuso per 12 anni tutto negli armadi della regione e noi siamo qua a preoccuparci.